grazie a tutti. Ho visto poche volte, anzi forse mai, la sala stampa così ferma di tanti giornalisti. Questo più che altro è grazie a te, non tanto per me, perché grazie a te. No, allora, oggi siamo qui, naturalmente non ha bisogno di presentazioni Andrea Caracciolo, credo che da questo punto di vista proprio non abbia bisogno di presentazioni, però Andrea Caracciolo, il prossimo due anni, ha firmato un contratto con la Ferrari Pistolò, per cui ha fatto una scelta, diciamo così, poi sarà lui a spiegarla, una scelta credo più di vita che... perché non credo che per nessun giocatore sia facile passare da una categoria di Serie B a una categoria di Serie C. E per sono sincero, noi non ce l'aspettavamo, ecco. Poi è stato molto bravo il mio direttore sportivo Andrissi, Gianluca, con la gente di Andrea, è stato molto bravo sempre a tenere un po' vivo questo discorso. E alla fine si è realizzato, ecco, per cui sinceramente per noi è importante avere un giocatore, diciamo, della sua esperienza, un giocatore del suo livello, ma anche per quello che è stato e quello che è come simbolo dello sport cresciano. Voglio essere molto chiaro, io non sono qui a fare polemiche con Brescia o non Brescia, però io da uomo di sport e credo da questo punto di vista da uomo di sport bresciano, credo che su Andrea Caracciolo si possa dire di tutto, ma che è un simbolo proprio anche dello sport di Brescia, credo che questo è evidente a tutti, insomma, ecco, per quello che ha fatto Brescia, per i tanti gol che ha fatto, per tutti i suoi trascorsi che ci sono stati. Per cui per noi sicuramente è un giocatore importante, è un giocatore che evidentemente alza l'asticella della società da quest'anno, evidentemente, poi dovremo costruire una squadra, ovviamente non è solo un giocatore, dovremo costruire anche una squadra che sia in grado giustamente di poter far bene anche per le attese che ci sono. Dubbio che io ho ricevuto anche alcune telefonate di altri presidenti di Serie A e alcuni di Serie B che conosco, facendomi dei complimenti per l'acquisto che avevamo fatto. Per cui è chiaro che adesso sulla Ferrari Pistolò qualche aspettativa in più rispetto a quello che abbiamo fatto va bene nello scorso anno, eccetera. Niente, questo è un po' il motivo, ecco, per cui. Ripeto, non era nelle nostre, avrei fino a un mese fa assolutamente non pensavo che Caracciolo potesse pensare a Ferrari Pistolò. Poi evidentemente lui spiegherà anche il motivo per cui ha fatto questa scelta, è una scelta sicuramente, come dicevo prima, una scelta anche non solo come giocatore ma anche come uomo, credo che quei valori che insomma quei valori che abbiamo anche noi come società come Pistolò e quindi riconosciamo. Per cui io non posso fare che un benvenuto a lui, per quello che per la scelta che hai fatto, mi auguro veramente che ma sono convinto che a Salò troverai il calore che hai trovato a Brescia, perché poi alla fine Salò a Brescia non credo che siano tutti bresciani. Non c'è solo Salò ma c'è anche la Valsabbia, per cui Valsabbia è proprio Brescia, per cui io penso che da questo punto di vista troverai tutto l'affetto, il calore per trovarti bene in questa società, me lo auguro vivamente. Domande? Sì, una. È un colpo che diciamo se c'erano dei dubbi ti toglie sulle intenzioni per la prossima stagione. Diciamo, però ripeto, le intenzioni certo, le intenzioni sono quelle lì, io però voglio tenere molto i piedi per terra, perché poi con questo con l'Aione è più difficile. Con l'Aione è più difficile, però certamente poi sarà lui che ci farà volare, però voglio essere molto, perché poi questo sono campionati difficili, anche questo lo sappiamo, quelli campionati di Lega Pro, poi alla fine che vince solo uno, poi
un'ordinanza abbastanza complicata, come abbiamo trovato in quest'anno, vedi Catania, per cui noi dobbiamo partire con l'unità di una società che evidentemente ha fatto un colpo da 90, sicuramente, ha fatto un bel colpo, però con l'unità di chi giustamente ha anche un gruppo, ecco, su cui lavorare, per cui il nostro ministro dovrebbe lavorare su un gruppo, ecco, cui Caraccio è indiscutibile, è un grande giocatore, è anche un lusso per la nostra categoria, se vogliamo dirlo, però evidentemente poi ci sono anche altri 23-24 giocatori che devono partecipare a quello che è un progetto. Cos'è che l'ha colpita di Andrea la prima volta che davvero vi siete parlati approfondendo il discorso per capire se c'erano davvero le basi per fare questo matrimonio? Ma io penso che un giocatore del suo livello, io credo che lui abbia ancora molta voglia di giocare, e io credo che un giocatore è difficile che stacchi la spina, può diventare allenatore, può diventare un dirigente, ma non calcare più i campi di calcio, non sentire più l'agonismo che hai dentro, dalla partita, dalla prepartita. È molto difficile per un giocatore. E io credo che lui questo non abbia ancora metabolizzato, cioè lui però sa anche perfettamente che ha un'età che deve guardare un po' anche quello che è al dopo di quello che sarà diciamo l'uomo da calciatore. E a me mi ha colpito perché secondo me nella sua scelta non c'è solo una scelta da giocatore, ma c'è anche una scelta da uomo, da padre di famiglia, è molto affezionato evidentemente e molto radicato sul territorio bresciano, e questo è, ecco, quello che mi dispiace, lo dico come uomo di sport, non me ne voglio nessuno, ma lo dico, io credo che forse, ecco, lui diciamo meritava anche un pochettino, forse l'uscita da Brescia la meritava in un contesto diverso. L'avete scritto voi, e questa è una delle cose che io ho detto ad Andrea la prima volta che ci siamo, la volta che ci siamo incontrati. Avete impostato una campagna pubblicitaria forte, insomma, che ha anche colpito. Intendete andare avanti ancora? Impariamo un po' anche dalle altre società, visto quello che ha fatto qualcuno col CR7, noi magari A9, insomma, ecco, per cui beh, insomma, io credo che, ma il fatto stesso che siete qua in tanti, che ci sia qua un po' diverse persone, cioè, credo che sia anche un modo per, giustamente, dobbiamo cercare anche di cavalcarlo in questa cosa. Sappiamo che a Salò non è una piazza dove arrivano tantissimi spettatori, per cui noi speriamo veramente che intorno a Caracciolo ci sia un po' più di entusiasmo, non tanto intorno alla società, ma che ci sia un po' più di gente che ci venga a vedere. Presidente, una campagna acquisti forse un po' alla rovescia, siete partiti subito con la ciliegina sulla torta, sì. E adesso bisogna fare il resto. Quando passano le prendi, sennò rischi che magari se passa la torta non te la prendi più la ciliegina. No, però adesso sta lavorando molto bene anche il nostro direttore sportivo, Andrissi, per vedere un po' di... Ovviamente ci saranno delle entrate, ci saranno anche delle uscite, questo è ovvio, per cui adesso si sta lavorando, forse già all'inizio di questa settimana forse arriverà anche qualcun altro, per cui vediamo. È questo anche lui l'emblema del vostro lavoro, che può essere anche un volano per il vostro mercato? Sì, può essere un volano per il mercato, e può essere anche un volano anche per smuovere un pochettino anche l'amministrazione sul fatto che noi evidentemente con 2500 posti non la facciamo la Serie B, per cui prendo l'occasione che oggi vi ho qua per dire che noi abbiamo due progetti sul tavolo. Uno, l'ampliamento senza la pista di atletica, e sapete perfettamente la pista di atletica come condiziona l'ampliamento di un campo di calcio. E poi abbiamo invece un progetto anche con la pista di atletica, perché purtroppo qui c'è la pista di atletica, e ecco, per cui adesso noi andremo all'amministrazione a chiedere, dovranno decidere poi loro cosa vogliono fare. Ovvio,
noi faremmo meno di fare noi l'ampliamento lo vorremmo fare senza la pista di atletica, chiaro, per fare veramente uno stadio che consenta di fare calcio di un certo tipo. Però evidentemente ci sono anche altre esigenze, valuteremo insieme all'amministrazione. Altre domande per il Presidente, se no passiamo ad Andrea, se voglio salutare. Buonasera a tutti. Vabbè, io ringrazio il Presidente che mi ha portato qui alla Peralpi, questa società così ambiziosa. Ringrazio il direttore sportivo che ha condotto questa trattativa insieme al mio procuratore. Ringrazio Isabella che mi ha accolto nel migliore dei modi. Per me non sarà una conferenza facile questa, perché comunque ho un mix di emozioni dentro di me forti. Sono passato comunque da un'emozione triste per aver abbandonato il mio Brescia, soprattutto nel modo in cui ho dovuto abbandonarlo, però poi sono arrivato in questa società, ho trovato affetto, ho trovato una voglia incredibile di volermi bene, per tutto quello che stanno facendo, tutto il modo in cui mi stanno, come dire, sponsorizzando, è una cosa fantastica che non mi era mai capitata in vita mia. Chiaro, io vengo qui per giocare a calcio, cioè con la mentalità da giocatore, tant'è che ancora io non so cosa farò dopo. Non ci ho ancora pensato se il mestiere che farò, ma questo perché comunque ho finito una stagione con 13 gol e 6 assist in Serie B, quindi non vedo per quale motivo avrei dovuto pensare di smettere. E niente, ringrazio ancora una volta il Presidente, mi ha trasmesso molta umanità, serietà e lealtà, cose di cui avevo bisogno, e quindi la mia scelta è dovuta a questo e al fatto della voglia di voler rimanere nel territorio bresciano, che è un territorio che io mi sono innamorato parecchi anni fa, e quindi non me la sono sentita di abbandonare. Andrea, prima di entrare nello specifico di parlare della Ferrari, se lo chiudiamo il discorso e la pagina triste, facciamo anche un po' di chiarezza su quello che è successo, visto che di chiarezza su questo tuo addio ce n'è stata molto poca. Abbiamo capito che più che il fatto di non essere riconfermato a Brescia ti hanno fatto male i modi, la freddezza, l'essertene andato, quasi come se fosse un problema, ma cosa è successo? No, io non vorrei parlare di quello che è successo realmente, perché si andrebbero a scatenare delle situazioni che non farebbero bene al Brescia, secondo me. Quindi io credo che la società abbia tutto il diritto di fare le proprie scelte. È chiaro che dopo tutto quello che c'è stato tra me e Brescia, credo che sia io che la gente avremmo meritato una fine diversa. Però, ripeto, hanno tutto il diritto di fare le loro scelte. Oggi voltiamo pagina. Io, come ho detto, rimarrò innamorato del territorio Brescia e anche tifoso del Brescia. Detto questo, io credo che la Ferrari meriti tutto il mio impegno per cercare di portare la mia esperienza e la mia qualità in campo, e soprattutto nello spogliatoio e nei comportamenti. Sei qui per vincere il campionato? Beh, io diciamo che ho un record da battere in Serie B. Una delle prime cose che ho chiesto al Presidente è stata: Presidente, ma abbiamo l'intenzione di vincere il campionato? Il Presidente mi ha risposto: noi ci proviamo, non è facile, che sicuramente non è facile, però ci proviamo, quindi voglio provarci anch'io insieme a loro. Questa è l'ennesima tua scelta un po' che in tanti non hanno capito, possono aver faticato quantomeno a capire. Chi non mi conosce non si aspettava questa scelta, chi invece mi conosce penso che se lo aspettava. Andrea, c'è stato un momento in cui pensavi che potessi proseguire la tua esperienza a Brescia, in cui comunque pensavi che almeno per un altro anno tu potessi rimanere calciatore? Ma secondo me sempre c'è stata questa, tranne poi quando si è avvicinato luglio. Però
L'unica cosa che mi dispiace è che quando la Curva Nord mi aveva riservato una festa vicino lì fuori dallo stadio per regalarmi una targa, io avevo promesso che comunque sarei rimasto a Brescia o in un modo o nell'altro. Purtroppo non è dipeso da me e non ho potuto mantenere questa promessa. Però ripeto, ora, cioè, secondo me abbiamo parlato del Brescia, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Speriamo che vadano in Serie A e non in Serie B, così almeno non dovrò giocarci contro. Ti senti un po', so che sei un fan come Rocky, che vuol dimostrare ancora una volta di essere il più forte, magari trae stimolo da quello che può considerare un ingiusto trattamento? No, beh, sicuramente per me è una grande sfida questa, arrivo in un campionato che non ho mai affrontato, quindi e poi ho un'età di 37 anni a settembre, non sarà facile, però sono convinto di stare ancora bene e di poter fare bene, quindi credo che, anzi sinceramente non vedo l'ora di iniziare a fare anche qualche partita, perché con tutta questa accoglienza mi stanno caricando tantissimo. È tutto fuorché una scelta di comodo però questa, proprio perché appunto a 37 anni arrivi in una categoria diversa con tutto da dimostrare paradossalmente. Esatto, quindi no, non c'è niente di comodo, anzi di comodo credo che sarebbe stato andare in una Serie B, fare magari quei 3-4 gol, invece qui mi rimetto in gioco tanto, io vedo anche i miei compagni, il modo in cui mi guardano, ho trovato un gruppo che mi sembra soprattutto di bravi ragazzi, perché glielo si vede negli occhi quando li vede, hanno occhi sinceri, di brave persone, quindi credo che la base in questa squadra c'è. E io mi sento comunque già il dovere di dimostrare a loro che sono importante per loro, di dargli il dovere di dargli una mano nel migliorarsi e nel vincere le partite. In queste settimane c'è qualche... al di là della chiamata della Feral Pisalò, che è il motivo per cui siamo qua, c'è qualche chiamata di un ex compagno, di qualcuno che ti conosce da tempo, qualche comportamento diciamo che ti ha fatto particolarmente piacere, che ti ha tenuto su nel momento che era della tristezza e che ti ha aiutato ad avere sorriso prima ancora di questa sera? Beh, se devo fare un nome su tutti, io dico che chi mi è stato tanto vicino in questo mese qui è stato Longhi, che tra l'altro è un ex giocatore del Presidente. Credo che abbiamo creato, però cioè, è riduttivo dire un nome, perché tanti mi hanno chiamato, tanti mi chiamavano. Non posso neanche fare i loro nomi, magari poi qualcuno si mette fuori rosa, quindi è meglio non dirlo. Però tanti mi hanno chiamato spesso e nessuno si riusciva a darsi un perché. Però, ripeto, sono cose che capitano, purtroppo, che la vita, lo sappiamo tutti, non va sempre come vorremmo. L'importante credo sia guardare avanti, rimettersi sempre in gioco e essere positivi, soprattutto. Andrea, la Serie C è una categoria fisica, c'è gente che corre, gente che lotta per 90 secondi. Pari d'anni fa ti ricordi, eri quasi lì per dire subito come va il ginocchio, il problema che hai avuto al tennis, quasi smetto, un paio d'anni fa soltanto. Poi è cambiato tutto, sei tornato ad essere il caraccio, forse ancora meglio di quello di 3 anni fa, l'anno scorso, per dire che hai fatto 37 presenti, quindi sono tantissime. E ti sei sentito ancora un ragazzino, ti senti ancora un ragazzino per poter accettare questa sfida? Il ginocchio avevo problemi di tendine rotuleo. Tendine rotuleo. E non riuscivo a trovare una cura che mi permettesse di allenarmi bene e comunque di spingere bene quando dovevo spingere. Poi fortunatamente con la mia testardaggine di andare in giro a provare cure ne ho trovata una giusta che mi ha fatto passare questo dolore e quindi sono tornato ad essere me stesso. Però è vero, volevo smettere con la rotta perché non riuscivo a venire fuori. Però una volta passato quel problema, altri problemi non ne ho. Chiaro, 37 anni, quindi non ci si può aspettare magari cose che può fare un ragazzo di 25 o 26, però io credo che con il modo giusto
Mi sento ancora bene, sì. Ti aspettavi, Andrea, la chiamata della Feralpi o ti ha sorpreso? Non me l'aspettavo, perché non pensavo di essere sul mercato, forse. Però una volta che è arrivata ci siamo trovate, abbiamo parlato, sono contento oggi di essere qui. Non c'è niente che vuoi dire a Cellino o avresti voluto dirgli? No. No, ormai il mio presidente è quasi vincente, quindi non... No, sicuramente se avrò l'occasione andrò allo stadio a vedere la partita, perché come detto, pagando il biglietto, se dovrò pagarlo lo pagherò, però no, ripeto, lui secondo me ha tutto il diritto di fare le sue scelte, sono stati sbagliati i modi, secondo me, poi per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. E però tu in prospettiva ti tieni aperta una porta per rientrare nel Brescia? No, io voglio solo iniziare la preparazione qui adesso, pensare a giocare, a vincere più partite possibili, perché io credo che questa società se lo merita. E se ha preso Caracciolo e mi stanno trattando così bene, si meritano il miglior Caracciolo, quindi è inutile che io penso a quello che dovrò fare a tempo. In futuro. La suggestione è evidente. Sei in questa realtà, lo si diceva prima, neanche troppo per battuta, sei il CR7 di questa realtà, cioè paradossalmente negli stessi giorni sta succedendo la stessa cosa, là con Ronaldo che arriva a Torino per la Juventus, qua arrivi tu. Ma la Juve ha spostato la presentazione, no, non lo guardavo. Però insomma, una bella suggestione, una bella responsabilità. Ti senti un po' Ronaldo di questa squadra? No, probabilmente avevo bisogno anche di questa accoglienza dopo l'estate che ho passato. Quindi non ho niente da aggiungere a quello che ho detto prima, non vedo l'ora di iniziare. Scusa, leggere su commenti dei tifosi in Brescia ha lasciato andare così alla Feralpi, è appena arrivato e già gli fanno la festa, che effetto ti fa?